All'inizio del XVIII secolo, tra la chiesa di Trinità dei Monti e la barcaccia del Bernini, c'era un declivio alberato che portava acqua e fango nei giorni piovosi. Il primo progetto di sistemazione attribuito al Bernini o alla sua scuola prevedeva un sistema di scale e rampe carrabili. La necessità di dare alle rampe la pendenza adatta ai carri e alle carrozze portava la larghezza dell'ellisse centrale a 85 metri. È probabile che sia questo il motivo per cui il progetto non si realizzò. Nel 1717 Clemente XI sollecita una soluzione in accordo con l'ambasciata di Francia, che aveva sede nella vicina Villa Medici, con la quale era aperto un contenzioso sulla proprietà dell'area. Sarà Innocenzo XIII a indire nel 1723 un concorso aperto ai principali architetti dell'epoca, tra cui Specchi e Juar. Il concorso è vinto da Francesco De Santis, architetto dei Minimi Francesi, ordine monastico fondato da Francesco di Paola. Nel 1726, sotto il pontificato di Benedetto XIII, dopo 3 anni dall'approvazione del progetto, i lavori saranno conclusi. Si rinuncia alle rampe carrabili e ciò consente di stringere la larghezza della scalinata. Per favorire una visione ravvicinata, il De Sanctis progetta 2 palazzetti quasi simmetrici che ne stringono visivamente l'imbocco. Nella prima rampa sono disposti dei sedili che disegnano un trapezio visuale che forza la prospettiva e crea una percezione ravvicinata dei contrafforti che creano gli slarghi in piano. La qualità dell'impianto scenografico colloca la scalinata tra le più significative opere del tardo barocco. L'accordo con la Francia è testimoniato dai gigli che decorano le facciate dei 2 palazzetti. La scalinata di Trinità dei Monti è uno spazio pubblico particolarmente amato dai romani e dai visitatori stranieri. Luogo privilegiato dai pittori dell'Ottocento in cerca di figure da rappresentare, come testimonia lo scrittore Charles Dickens, il quale in visita a Roma ha l'impressione di aver già visto le persone sedute a prendere il sole. Scopre che stanno in posa ad offrire la propria figura ai pittori stranieri in cerca di modelli da ritrarre. Persone che Dickens aveva già visto nelle gallerie d'arte e nel catalogo dell'Accademia Reale. Luogo di struscio per le signore degli anni 50, come dipinto dal pittore Campigli, che abitava a pochi passi dalla chiesa. Signore che andavano a sfoggiare i nuovi vestiti anticipando le sfilate di moda dei decenni successivi. È una strada pedonale di pregio dove, come in ogni strada, deve essere consentito l'esercizio dell'arte di strada e la possibilità di sedersi senza tuttavia ostruire il passaggio. Non è un oggetto museale. Le restrizioni amministrative che ne fanno uno spazio vuoto, privo di vita sociale, contraddicono la natura dell'opera così come è stata concepita dal progettista e dai suoi committenti e come è stata vissuta nel corso dei secoli dai cittadini romani e dai visitatori stranieri.